Ciao ragazze, un altro video outfit e volevo farvi vedere appunto cosa ho deciso di indossare oggi. Ho su questo cappottino nero di H&M che è piuttosto semplice, ha questi bottoni grandi, ha questa cintura in vita, queste tasche finte, poi qua sul polso vedete che le maniche si ristringono e la cosa magari un po' particolare è questo disegno del tessuto. Però è un cappotto appunto che ho preso da H&M tantissimo tempo fa, abbastanza vecchio. Ora sotto questa maglietta nera di The Zenis, di cotone, questi pantaloni a vita un po' alta e abbastanza corti di H&M grigi, questi li ho presi settimana scorsa, quindi dovreste ancora trovarli se vi interessa. Poi c'è questo cinturino nero, sempre di H&M. Queste calze nere, velate, che ho preso al supermercato. Queste dovrebbero essere 20, no, 40 denari. Non ci capisco tanto di queste cose, ma se ricordo bene sono 40 denari. E sotto ancora ho indossato questi stivali grigi. Qua hanno questi laccetti. E questi li ho presi tempo fa in un negozio che si chiama Via Maestra. Sopra, come accessori, ho messo questa collana, che la conoscete già, con queste pietruzze grigie. Questa l'ho presa da OVS. Questo bracciale, che è il bracciale di Swarovski che mi ha regalato le mie cognate per il mio compleanno. E a volte mi ricordo anche di mettere l'orologio. Questo orologio qua, questo qua dovrebbe essere della Braille. E niente, per quanto riguarda le unghie, uso questo smalto borgogna, insomma questo colore della Kiko. E infine, per quanto riguarda la borsa, ho messo lei. Non, allora, ho sempre su lei, ma per un motivo molto semplice, che è l'unica borsa nera che ho sostanzialmente, quindi ogni volta che mi vesto di nero, di grigio, quindi di colori che penso stiano bene col nero, metto questa. E niente, i capelli sono al naturale, ahimè, non sto scherzando, sono contenta di tenerli al naturale, però diventa sempre un po' difficile gestirli. Quindi oggi ad esempio ho raccolto questo ciuffo davanti, così, per dare un'aria un po' più pettinata. E il trucco invece, ho messo un po' di ombretto nero per incorniciare gli occhi e questo gloss sul rosso. La base e basta, niente. Noi adesso andiamo a fare un giretto e io mi chiudo perché ogni volta rischio. Sta diventando un po' difficile registrare i video fuori. Vediamo fin quando riuscirò ad andare avanti. Comunque, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao. Anche questa si apre, ha uno specchio grandissimo qui, ha questa parte dei lip gloss. Poi c'è la parte degli occhi e del viso, quindi ci sono gli ombretti.